qualità e va rinfrescato tutti i giorni. Ma qui parlano di pizza, lo sai? E a me è venuta fame. A me un sacco di voglia di sushi. Ah, ovviamente, oggi è Pasqua, per voi uscirà molto dopo, quindi buona Pasqua in ritardo. E mentre voi state mangiando le uova, noi stiamo andando ad allenarci. Ovviamente, perché noi le uova le abbiamo già mangiate qualche giorno fa, da giovedì che mangiamo uova. Visto che una cosa che ci contraddistingue è il magna e spigni, prima andiamo in palestra a spigni e poi andiamo al sushi a magna. Ringraziamo la palestra a Milano, aperta H24 tutto l'anno. Ovviamente l'avete appena visto, ho inserito 2 giorni di stacco sumo nella programmazione, semplicemente per provare e vedere come mi trovo. Oggi infatti ce l'ho pesante, vediamo come reagisco a pesi alti. Come avete visto non mi riesce così male lo stacco sumo. Beh, comunque, ora panca. E ora 140 kg 2x2. Doveva essere la doppia, ma non me la so sentita. Tornando al sushi, stasera stiamo scegliendo il miglior sushi di Milano alla carta. Non è che vogliamo spendere i soldi, solo che è Pasqua e la voglio portare fuori a cena. Ma poi vuoi mettere a fare un video in un ristorante di sushi costoso? Buono? Lasciate like adesso, supportatemi, che queste cose non me le ripaga nessuno. Abbiamo chiesto ai migliori palati di Milano che conosciamo il sushi più buono di Milano e ce l'hanno consigliato. Qual era la fine? Mo sushi. Ce l'avevo scritto sul telefono. Sushi! 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 Sushi? Comunque, sushi alla carta qui. Siamo proprio diventati milanesi. Fega! Ma che figata! Il menù è di legno. Ma io non ci sto a capire niente. Siete venuti in un ristorante di cucina Sosaku, mentre il sushi che mangiate abitualmente è cucina Edomai, un po' differente. Edomai è quello che vedi sempre, la garigio bianco, nigiri, sashimi, tempura. Ok. Sosaku è un altro tipo di cucina. Sosaku letteralmente non ha provenienza come l'Edomai che viene da Tokyo, vuol dire solo creativo. Il giapponese che cerca un ristorante Sosaku vuole mangiare accostamenti, sapori completamente diversi da quelli. La cucina è soggettiva, spero che vi piaccia, ma oggettivamente non usiamo pesce d'allevamento, questa è la cosa importante. Ok. Vi faccio assaggiare una cosa che arrivo. Sì. Sì. Questo che cos'è? Salmone? Questo? Salmone. Quindi o tonno o salmone? No, no, sono tutti e due salmone. Comincia a assaggiare quello, vai. Andiamo. Si scioglie. Si scioglie? Credo sia salmone. Questo che hai mangiato è canna d'Alaska. Questo è canna d'Alaska. Salmone. Questo è Scozia, assomiglia a quello che tu vedi, però se lo guardi bene vedi che non ha venature. Qual è la differenza? Questo ristoratore io a Milano non l'ho mai visto nel ristorante sushi. Canada Alaska, fresco, io parlo del fresco. 65-70 euro al chilo, si chiama Sukai, ha un becco. Nelle acque basse mangia tra le pietre gamberi e uova di pesce, diventa rosso, risale in fiumi e muore lì. Quindi è un salmone che diventa rosso in base a quello che mangia? Tutti i salmoni, fino a questa grandezza sono bianchi. Non è bianco, a seconda di quello che mangia si colora. Canada Alaska sotto costa molto rosso, mentre i salmoni da oceano Norvegia, Scozia già sono inferiori come salmoni. Se tu li cinti, li butti farine con antibiotici, alla fine il salmone è quello che tu vedi, che assomiglia a questo. È più grasso perché sta fermo, ma lo mangi e ha una boccata stucchevole. Ok, chiedo questo qui, dottore, quanto viene? Questo qui così è. Non lo so il prezzo. Non lo so il prezzo. Io c'ho il cervello che è andato. Madonna che sapore. Ok, un po' ce lo aspettavamo perché l'avevamo visto su internet. Hanno creato un percorso in questo ristorante tipicamente giapponese con roba di super qualità. Quindi niente, siamo di qui apposta. Costerà un pochino ma ne vale la pena. Cos'è che ci aspettiamo? Un'esperienza mastica. Citazione per pochi. Tartar di gambero rosso è frutto della passione. E tartar di tonno, mela e pistacchio. Minchia, che cosa non è quel costo? Non lo so. Sto vedendo tutto. È sbagliato. Distrutto. Tanto. E
spiegarmi. Proviamo a mangiarlo un po' meglio di come l'hai mangiato tu. Certo. Cos'è sopra? Che sapore ha? Non avevo mai mangiato il passion fruit in vita mia comunque. È freschissimo, troppo buono. Questo è tipo la, come si dice, il punto forte. Si sente il pistacchio. Minchia se si sente il pistacchio. È troppo buono. Ti prego, assaggialo. Mamma mia, cobace di tonno marinato con arancia e senape. Mamma mia, questo è un gunkan con non so cosa sopra. Cos'è? Non è umano questo. Questo non è umano. Questo qui è col gambero. Cos'è? Tonno scottato e riso. No, vabbè. Beh, fai una faccia diversa. Vai, brava, hai fatto la stessa faccia. No, ragazzi. Questo ne voglio altri 10. Quanto è pornografico tutto questo rosa? Ovviamente non è il sushi che mangi sempre in giro. Ovviamente. E mentre è arrivato quello, purea di patata viola, gambero e quello che è croccante della barbabietola disidratata. Ma come sei esperta! Wow. Ovviamente dopo aver speso 200 euro qui per non mangiare nulla, andiamo in un altro ristorante a mangiare, eh. Cioè io ho fatto una certa, c'ho fame. Questo qua è un pesce bianco, non ho idea di cosa sia, con... ok. È buono, ma non più buono degli altri. C'è della mela dentro, dell'avocado intorno e sopra su un gambero bianco. Che bello. Sentire la mela mentre mastichi. Meraviglioso. Dolce. La patata. A me la patata mi piace, quindi buonissimo. Questo è appena salito in vetta. La cosa più buona da mangiare qua dentro, ma anche la più scomoda da mangiare. Questo qui dovrebbe essere l'ultimo che devi mangiare tra i gunkan. Infatti l'ho lasciato per ultimo. Vita tua. Quante cose buone hai mangiato? Tante. Come te, questa è la cosa più buona che tu abbia mangiato in vita tua. Te lo sto scommettendo. Per me questa è la cosa più buona che tu abbia mangiato in vita tua. Vado. Preparati. Arriva, eh. Non sai che dire. È strepitoso, è fenomenale. Però le cose più buone che ho mangiato sono le orecchiette della mamma. Temaki, però senza alga, tipo una cosa loro, non so cosa, con dentro gambero, riso nero, avocado, patata disidratata. Patata disidratata, ok. Adesso il pulsar 120 milioni al giorno. Non so cos'è il croccante, ma è troppo buono. Dai, però così mi voglio mangiare. Posso darvi un voto a questo? 300. Da 1 a 10, 300. Ma stai a capire. Migliore andando giù. Abbiamo appena speso 200 euro. Tutto buono. Che bambino. E ci è arrivato anche questo. Ce l'ha offerto il proprietario. Abbiamo visto disperato al prezzo, perché poi vi spiego il prezzo. E ha detto dai, qualcosa te lo offro io e ci ha dato questo qui. Riso rosa. Riso rosa, secondo me è una tartare con il passion fruit. Solita faccia. E devo fare la faccia. È buono. È buono, è buono. È buono il temaki, ma questo anche è meraviglioso. Ovviamente prendiamo anche il dolce. Fondo di frolla bianca alla vaniglia, cocco rape, crema e lici e fragole. Fondo di biscuit al tè verde.
mousse al cioccolato fondente, wasabi glass al cioccolato fondente. Wasabi è intrigante, figa. Senti la figa. Sai che ti dico? Io ora sul wasabi. Buono, eh? È buono, eh? Però sto wasabi c'entra un cazzo. Quindi siamo arrivati a 110 euro di cena scontati dai 120 che erano. Ci ha fatto uno sconticino. Direi che è un'esperienza da fare. La mia prima sushi experience, soprattutto a un ristorante veramente di qualità, vi giuro. Non era solo la qualità delle cose che ho mangiato, ma anche gli accostamenti che hanno avuto ogni tipologia di cibo. Era accostata in maniera strana, non so, mi è piaciuta veramente tanto. E anche Valeria è d'accordo che ogni cosa che abbiamo mangiato era una più buona dell'altro, ma non solo per la qualità, ma per gli accostamenti. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate like, e se arriviamo a 10.000 like vi porto a un ristorante di sushi ancora più costoso. Questo era costoso, 110 euro, fa male qua. Vi riporto uno che è considerato il top di Milano, quello che non solo perché è costoso, cioè non è perché se è costoso è buono, però è considerato il migliore a Milano, e giuro che se arriviamo a 10.000 like vi ci porto. Che cazzo state? Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se ne volete altri come questo, commentate qua sotto. Scrivetemi il piatto che vi ha fatto allettare un po' di più tra quelli che avete visto stasera. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo, mi raccomando, nel prossimo video. E basta, ho detto tutto. Comunque tutti a urlare allo sgarra, ho mangiato il sushi. Non ho riempito nemmeno i macros con quello che ho mangiato. Comunque, gelatino proteico per nanna. E poi nanna, perché sei un pre-nanna, poi vai a nanna. È buono il sushi? Era un'esperienza mestica. Cheat per pochi.